Buongiorno a tutti, oggi ci divertiamo a realizzare questo pratico taglia polistirolo portatile con batteria al litio. Questo piccolo seghetto taglia polistirolo può essere validamente utilizzato per il taglio dei pannelli EPS, polistirene espanso sintetizzato. Giusto? I pannelli del cappotto termico sarebbe tradotto. Vediamo come realizzarlo. Procuriamoci del filo nickel cromo, che è facilmente reperibile in un vecchio asciugacapelli guasto. Questa specie di molla è il nickel cromo avvolto su se stesso, viene utilizzato per scaldare l'aria negli asciugacapelli. Non distruggete il vostro asciugacapelli, questi fili possono essere acquistati facilmente online. L'importante è scegliere il diametro giusto, tutti i link in descrizione. A seconda del diametro, questo filo presenta diversi ohm di resistenza al metro. Il mio, con un diametro di 0,5 mm, ha una resistenza di circa 5 ohm al metro. Vado a srotolare il mio filo per ottenerne un segmento dritto di circa 20 cm di lunghezza. A questo punto è necessario procurarsi un vecchio seghetto ordinario a lama, di quelli utilizzati per il ferro. Sbarazziamoci della lama, che non ci servirà. Ci servirà invece un connettore Mammut per fili elettrici, avente lo stesso diametro del seghetto. Questo connettore andrà inserito all'interno del diametro di questo seghetto e costituirà un contatto del nostro filo a nickel cromo. Per questa operazione dovremo effettuare un foro dall'altra parte per inserire il cavo da collegare. Bene, a questo punto procuriamoci un portabatteria litio 18650. Lo trovate con i contatti a saldare o con direttamente i fili saldati, nonché una buona batteria al litio da, nel mio caso, 2200 mAh. Questa batteria è in grado di fornire correnti di 3-4 A ad una tensione stabile di 3,7 V. Il mio slot portapile è a connettori da saldare, per cui andiamo a cominciare da questi ultimi. Il portabatterie sarà inserito direttamente sopra al manico di questo seghetto da polistirolo, in modo da avere anche la possibilità di inserire un interruttore per accendere e spegnere lo strumento. Il polo negativo sarà collegato direttamente al metallo del seghetto, mentre il polo positivo all'interruttore. Andiamo ad effettuare questa saldatura. Trattandosi di una superficie zincata, dovremo andare a rimuovere lo zinco con questa smerigliatrice Dremel. Una volta rimossa tutta la zincatura nella parte da saldare, andiamo ad applicare del flussante liquido per agevolare tutto il processo. Armati di saldatore e stagno 60-40, andiamo a depositarne una goccia su questa parte smerigliata. Considerata la notevole massa metallica in gioco, dovremo sostare con il saldatore per diversi secondi prima di far fondere lo stagno. È il momento di stagnare il contatto negativo del portabatterie per poterlo fondere alla massa metallica del nostro seghetto. Anche qui insistiamo parecchio con il saldatore per fondere bene lo stagno, eventualmente anche aggiungiamo dello stagno se necessario. È il momento di stagnare il polo positivo sul quale andrà collegato un filo elettrico che si collegherà poi al micro switch di accensione. Questo filo dovrà avere un diametro di almeno 1 mm² perché sulla sua superficie dovrà scorrere una corrente di 2-3 A. Controlliamo bene tutte le saldature. A questo punto andiamo a finire il resto del manico. Questa struttura infatti così non è molto stabile. Andiamo a bloccare momentaneamente questo contatto. Con della colla a caldo fissiamo il contatto positivo al centro del manico del seghetto.
Per dare maggiore solidità a questo seghetto utilizzerò un piccolo pezzo di legno sul quale andrò ad avvitare il portabatterie e il seghetto stesso. In questo modo il mio taglierino avrà una maggiore robustezza. Con due viti autofilettanti per il legno andiamo a fissare questo portapile sul legno e in questo modo fisseremo anche il manico del seghetto. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per dimostrarlo mettendo un bel like e valutando anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Bene, andiamo a verificare la continuità del collegamento di massa. Tutto ok. Possiamo procedere ad installare l'interruttore micro switch che accenderà e spegnerà la nostra resistenza nickel cromo. Capacità di corrente 5 A, quindi più che sufficienti per il mio scopo. Un contatto è comune, l'altro normalmente aperto, il terzo normalmente chiuso. Su questi due contatti normalmente aperti collegheremo i due fili di alimentazione. Anche qui lo andiamo a fissare con della colla a caldo sul portabatterie. Vi ricordo che nei commenti potete inserire le vostre domande, cercherò di rispondervi prima possibile. Una volta stagnati i contatti, vado a saldare il polo positivo in uscita dal portabatterie ad uno dei pin del micro switch. L'altro pin del micro switch in uscita sarà collegato al filo di nickel cromo. Bene, una volta effettuati questi collegamenti, prendiamo il nostro filo in nickel cromo e ne avvolgiamo l'estremità in maniera sommaria su questo cavo positivo in uscita dal micro switch. Vado ad inserire il filo in nickel cromo all'interno del mammut passando dal foro appena praticato. E voi che utilizzo fareste di questo strumento? Inseritelo nei vostri commenti. Vado a stringere la vite del mammut che farà diventare il tutt'uno il cavo nickel cromo e il cavo proveniente dal micro switch. Verifichiamo di aver stretto per bene la vite e di avere un collegamento saldo. Prima di inserire il lato vite del mammut all'interno del diametro del seghetto, metto anche della colla a caldo per evitare cortocircuiti. Su questo mammut infatti è collegato il polo positivo, mentre sull'armatura del seghetto il polo negativo ed è importante che ci sia tra i due un ottimo isolamento. Inserisco il filo in nickel cromo nel taglio ricavato nel seghetto e lo vado ad avvolgere tirandolo un po' attorno a questo polo negativo in modo da fargli fare contatto. Una volta stretto ben bene questo cavo ben tirato, il mio attrezzo è pronto per l'utilizzo. Prima di accenderlo, tuttavia, con un ohmmetro, verifichiamone il valore ohmico per scongiurare la presenza di cortocircuiti. Con 5 ohm al metro abbiamo circa 20 cm, quindi abbiamo 1.2 ohm, il che, in base alla legge di Ohm, equivale ad un assorbimento di 3.08 A. A questo punto andiamo ad inserire la batteria al litio da 2200 mAh che servirà per alimentare questo seghetto taglia polistirolo. Questo seghetto risulta abbastanza maneggevole, molto comodo perché portatile e permette di effettuare piccoli tagli di polistirolo per qualsiasi utilizzo. Questo pratico micro switch permette di accendere e spegnere lo strumento con facilità. Andiamo a vedere l'assorbimento di questo filo di nickel cromo collegato ad una batteria da 3,7 volt. Dovremmo avere una lettura di circa 3 A. Resetto il mio amperometro a pinza sulla portata DC, quindi corrente continua, e andiamo a vedere l'assorbimento. Abbiamo esattamente 3.06 A, un valore molto prossimo a quello da noi calcolato con la legge di Ohm. Nella realtà il voltaggio della batteria non sarà di 3,7 volt ma sarà leggermente diverso dipendendo anche dalla carica di quest'ultima. Infatti
Al circuito aperto abbiamo una tensione di 4.05 volt, al circuito acceso questa batteria scende a 3.92 volt, quindi il calcolo degli ampere va fatto con questa tensione. Bene, a questo punto facciamo un po' di prove pratiche di taglio. Accendo lo strumento un secondo prima e riuscite a sentire la potenza dal rumore del taglio del polistirolo. Beh, che dire, posso ritenermi ampiamente soddisfatto del risultato per questo taglia polistirolo portatile con batteria a litio. Se vi sta piacendo questo video, questo è il momento opportuno per mettere un bel like e valutare anche l'iscrizione al mio canale. Grazie per il vostro supporto. Naturalmente vi ricordo che si tratta di un oggetto anche abbastanza pericoloso perché la superficie è bollente e quindi potreste facilmente ustionarvi le mani. Prestate molta attenzione a questi oggetti che vi propongo, non fatemi pentire di avervi dato questi suggerimenti, grazie. Vediamo come si comporta il seghetto con altri materiali. Qui abbiamo della schiuma poliuretanica espansa per imballaggi, anche qui abbiamo un'ottima capacità di taglio. Questa schiuma viene anche utilizzata spesso e volentieri per la coibentazione e l'isolamento delle tubazioni in rame dei condizionatori e per la termoidraulica. Anche qui possiamo andare a tagliare agevolmente questa schiuma con questo attrezzo. Il lato positivo di questo attrezzo è che permette di effettuare tagli netti senza sbriciolare il polistirolo o la schiuma poliuretanica con un taglio liscio. Proviamo qualche altro materiale. Cominciando da una classica bottiglia in polietilene, andiamo a tagliarne la parte finale. Occorre un po' più di tempo, ma alla fine riesco comunque ad effettuare il taglio, dato lo spessore minimo della polietilene. Diverso è per il tappo della bottiglia, che invece è di polipropilene, una plastica leggermente più dura. Questo tappo infatti impiega molto più tempo per essere tagliato a metà. Vi raccomando di prevedere un'idonea aspirazione di questi fumi che risultano tossici quando fate questi esperimenti. Passiamo ad un polietilene un po' più rigido, quello nero dei corrugati per impianti elettrici. Questo polietilene è anche più spesso, infatti il mio seghetto impiega un po' più tempo e con un po' di aiuto comunque riesco a tagliarlo. Per finire provo anche a tagliare del polietilene ad alta densità HDPE di questo contenitore per varichina. Qui chiaramente, nonostante il minor spessore, abbiamo un po' più di difficoltà perché il materiale è un po' più duro. E voi invece su quale materiale vorreste provare questo taglia polistirolo? Inseritelo nei commenti qui sotto. Che dire, mi ritengo più che soddisfatto di questo strumento che utilizzerò per effettuare tagli su del polistirolo da coibentazione EPS. Per concludere, allorquando la batteria si sarà scaricata con un assorbimento di 3 A, considerate circa mezz'ora di durata continua, potrà essere ricaricata semplicemente rimuovendola dal suo portapile e andandola a ricaricare con un apposito caricabatterie universale sia per nickel metallidrato, nickel cadmio che anche per batteria litio 18650 di cui vi metterò il link in descrizione. E così con poca spesa abbiamo realizzato un ottimo taglia polistirolo portatile a batteria litio. Bene amici, spero che vi siate divertiti con questo video nella realizzazione insieme a me di questo utile strumento per cantieri. E io vi ringrazio per la visione e vi do appuntamento alla prossima volta.